Qui c'è di nuovo la cassetta, quindi però sono contento comunque di aver giocato questo, è carino, è simpatico. Tra l'altro vi dico che quello nuovo Observation per ora non si può fare perché c'è stato qualche problema e non è tradotto in italiano in questo momento. Io ho scritto la Devolver, forse ve l'ho già detto, non mi ricordo. Comunque ho scritto la Devolver digitale, loro mi hanno detto che in teoria veniva aggiustato oggi questa cosa, cioè del fatto che c'è sul negozio dell'Epic Store, c'è scritto che c'è anche l'italiano, il cinese mandarino, pincopallo, e poi il gioco è esclusivamente in inglese. Non si può cambiare la lingua all'interno, non c'è modo di cambiarla dalle proprietà del gioco. Boh, io sono stato sul canale Discord della Devolver e uno mi ha risposto, diceva, verrà fissato domani, tomorrow. Speriamo, perché non ho intenzione di iniziare in inglese anche quello. Se c'è l'italiano, lo voglio in italiano. Anche perché ho visto che continuano a parlare anche lì, continuamente. La tizia, la protagonista. Che sia la protagonista. Parla sempre, quindi voglio dire, per carità, basta. Iniziamo. E torniamo quindi probabilmente all'uso del parser. Quindi siamo fratelli e sorelle, immagino, da molto piccoli. I think that's enough of that for now. Ne abbiamo abbastanza di queste per ora. Hai ragione. Carino questo. You're quite fond of this show, aren't you? Sei soddisfatto di questo show, no? La cassetta era lì. Ah, ma parliamo tra noi. Okay, come on. Let's get you down to the observation room. Observation room. Ok, andiamo a vedere nella stanza di osservazione. Ok, se era una pausa, quindi. Ma che cosa? This place must be starting to feel like home to you. Posso iniziare a sembrare una casa per te. Don't worry. Ma non I'll get you out preoccuparti. of here eventually. Non ho fatto in tempo. Just in here. Ecco. Qua. Forse possiamo uscire. Okay, are we through in the next room? Just relax and we'll get started in a moment. Ah no, ok, è un altro che sta parlando, che va nell'altra stanza, ci dobbiamo rilassare e iniziamo tra poco. Noi siamo pazzi probabilmente, forse era un manicomio, Right, Mr. Asian, non so. now are Sta you sempre ready? noi. Sei pronto? Just hit record on the tape deck in front of you when you're ready. Ok, quando siamo pronti dobbiamo premere attivare la registrazione. Che sarà questo, immagino. Observation room, con nessuno davanti tra l'altro. E il nuovo gioco si chiama Observation. This is subject 12-19-86-23, new session entry. We have myself, Dr. Alexander, leading, Sempre loro sono. and in a room we have our patient, Mr. James Aitian. As we know, James has recently recovered from a 2-week coma following his accident. Coma, un In our incidente di due last settimane. two sessions, Coma per James's due. attempts to recollect events of the accident seen him merging his memory with his imagination. These episodes have always ended in panic, and we've had to terminate the session abruptly. Let's try and do this one better, James. So when you're ready, let's bring this back. I know how difficult this must be, but you can do this. James, it's time to remember. Your mind, it's like a conscious black box. It can show you your memories. Look into it. Col sangue che viene giù. Allora, pretende anche che io ricordi in memoria tutto quello che hai detto. Sostanzialmente, sono stato in coma per 2 settimane
E questa sembra appunto una cosa per cercare di ricordare. Però tutte le volte che noi cerchiamo di ricordare, finisce che andiamo in panico e praticamente la sessione, diciamo così, deve essere interrotta brutalmente. Però c'è questa cosa qua, quindi siamo già in panico probabilmente. Forse significa questo. Perché se noi immaginiamo questa cosa qua, quindi sono suggestioni, cioè lui ha spiegato che i ricordi praticamente si mescolava all'immaginazione. E il test, il numero del test del soggetto, e siamo sempre noi anche nel secondo, quindi eravamo noi sempre il soggetto. E adesso c'è questa stranezza con la telecamera che ha preso vita ed è diventato... Tra l'altro c'è sempre questo foro qua che a me sembra stranissimo, perché sembra preso USB, e quindi non, magari poi si rivelerà qualcosa di ordinario, o forse loro hanno messo come indizio che in realtà questa cosa qua è qualcosa di normale con una cavolo di preso USB, cioè è qualcos'altro e non una sfera che volteggia nell'aria. Ma non lo so, sto dicendo io. Io, come ho detto anche quando ho fatto A Plague Tale, ero un buon lettore, accanito lettore in realtà, dei racconti di fantasmi e gotici del periodo dell'Ottocento, i primi che hanno fatto. In realtà a un certo punto ho smesso di leggerli, perché quando è il capitolo Antifona e vedi che, a parte le qualità altalenanti dei racconti o dei romanzi, soprattutto i finali non possono essere molto diversi uno dall'altro, perché non ci sono mille possibilità, anche un po' nella narrativa è così, ed è per quello che a volte ci si spinge sul fantastico, perché sul fantastico si aprono un po' di possibilità. Anche questa cosa qua un pochino di già visto c'è, ma d'altronde non si può essere completamente originali, sostanzialmente non si può più essere completamente originali, perché è stato pensato, inventato un po' tutto. E chi dice che è originale è disonesto, perché in realtà ogni idea che ci viene dalla tua cultura, quindi cioè è impossibile che ti venga un'idea originale in fondo in una caverna, non so se mi spiego, oppure ti viene originalmente lì proprio perché sei in fondo in una caverna, ma quell'idea lì probabilmente l'ha già pensata qualcun altro che è fuori dalla caverna. In realtà le idee che noi abbiamo sono sempre idee che sono derivate dalla cultura che abbiamo precedente, dalla cultura in cui siamo immersi, alla cultura in cui cresciamo e viviamo, e quindi non c'è un'originalità. Saresti disonesto dire ah, io sono il più figo e l'ho pensata solo io, no, perché in realtà è tutto il pensiero degli altri che ti ci hanno portato, non so se mi spiego, cioè il pensiero altrui ti hanno aiutato a farti arrivare a quell'idea lì. Bisogna essere umili in quel senso, nel pensare che in realtà più che pensatori originali siamo dei, come dire, rimescolatori. Prendiamo tutte le cose che abbiamo in testa, che in realtà provengono da lavoro e cultura sedimentata, prodotta da altri, quindi è come se fosse una cosa collettiva. Semplicemente noi abbiamo tirato fuori una carta tra tutte le possibilità. Comunque, vabbè, quindi dicevo, mi sembra una cosa che comunque si è già visto, questo tema del... Vediamo dove va a parare. Tra l'altro ci deve essere proprio un episodio di Black Mirror, forse. Una cosa di simile, adesso mi viene in mente. Black Mirror è sempre un'altra serie di Netflix, come Stranger Things, a cui più o meno lo stile grafico ricorda questo. Comunque, adesso partiamo. E questa cosa qua, che cosa sarebbe? Magari non è niente, eh? In your most recent episode, you recalled a false memory of a remote weather station. You were isolated from the rest of the world, locked inside your coma. We interacted with you daily, encouraging you to wake. Your family would do number puzzles with you. Anything really to bring you back. People needed answers, James. Do you remember?
I have another signal here for you, James. It's at 5610 FM. You can't miss it. Allora, ha detto nel più recente episodio praticamente tu ti sei immaginato che eri in questa remota stazione meteorologica e mentre loro facevano di tutto per praticamente in realtà mentre invece eravamo assolutamente in coma e la nostra famiglia giocava ai puzzle nella nostra stanza, quindi non è morta da quello che dice questo. Cioè, noi abbiamo avuto un incidente in macchina, a quanto pare, probabilmente sono stato in coma 2 settimane e quando abbiamo fatto questo episodio di questo ricordo qua eravamo ancora incoscienti, diciamo. O c'è qualcosa che non torna, però vabbè, proviamo ad andare a vedere, proviamo a proseguire FM. Quindi boh, sembrerebbe che la nostra famiglia, cioè sono tutti tentativi per farci ricordare e noi appunto mescoliamo la fantasia a ricordi reali, ma quindi ricordi reali non so cosa ci sia per ora. Coma. E in più c'è Jennifer di là. E queste potrebbero essere foto di noi da piccoli. Oh, però c'è un altro bambino. Comunque quello è coma. Vabbè. Dai, non c'è la linea verde, direi. Praticamente ha detto scrivi i numeri dentro, James. Ma perché 20F? Cavolo, ero convinto di non farsi. Report. Fatta l'accident, no? 25. Cioè, 20F. Fatta l'accidente fatale. Fatale, siamo vivi in teoria. Report di un incidente stradale. Damnation. Injured, ok, feriti. 83, 10183. Una station wagon bianca. Il driver è... Ah, driver 2. Ok, driver 1, driver 2. Driver 2 è un Charles Hennings del 40 di Walson. Vabbè. Arrivati sulla scena, abbiamo scoperto due macchine che sono state near head on collision frontali, circa frontale, probabilmente vorrà dire quello. Mr. Ashton è stato trovato fuori dal veicolo con la testa ferita. Quindi per esempio quando abbiamo fatto ricordo della casa abbandonata
Beh, potrebbe essere tutto metaforico, no? Una parte ricorda i felici, poi gli ricordi disturbati in cui noi siamo usciti dalla macchina con il portello. Interessante, questo siamo fatto così. Ripeto, non c'è niente originale, in realtà. Però avete capito, no? Cioè il ricordo confuso è associato alla casa in cui sono tutti morti, c'è il sangue dappertutto, eccetera. 1986 però cosa sarà, per esempio? Comunque, un'ambulanza è stata immediatamente chiamata. Ok, il suo passeggero era intrappolato nel veicolo in condizioni critiche per colpa della collisione, ovviamente. Il guidatore dell'altra macchina, sostanzialmente, è stato trovato morto all'arrivo. È da notare che c'era un forte odore di whisky e una bottiglia vuota di whisky sulla cosa del passeggero. Il Mr. Ishon hanno fatto le domande sulla scena e lui ha descritto come appunto questa sedan, diciamo così, che blu, era chiaramente fuori controllo e lui ha tentato di evitarla. E il passeggero è sua sorella, mentre invece il guidatore della macchina blu praticamente è un ufficiale di polizia da 20 anni, ubriaco. Ok, comunque questo è il rapporto. Oh, ok. Il dipartimento di polizia di Wolson. Mai sentito questo posto. Qua finisce, mi sa. Nero, nero, nero. Mica è questo. Beh, cose evidenziate, ma che sono quelle? Empty whiskey. Out of control. Find the signal, James. Trova il segnale e ascolta la voce. Quindi, ma cos'è nostra madre questa? Ok. Praticamente dobbiamo guardare questa cosa, dobbiamo affrontarla. Search, ok, audio archivio. Ufficiale Williams, intervista su 7000 FM. It's not like it at all. I've worked with Officer Hennings for 6 years and not once have we even talked about alcohol. Drunk driving. He was a father, a husband. He was fine. No way he caused this. It's him. This Haitian guy. He's got something to hide. Ok, questo è l'intervista a un ufficiale di polizia in cui lui dice che come può essere possibile che era ubriaco,
che era insomma, una brava persona, un bravo padre di famiglia, e secondo lui, e questo siamo noi, Aishon, che nascondiamo qualcosa. E può anche essere, visto che ancora all'inizio si parlava di guilty, cioè di colpevolezza, di senso di colpevolezza, però. Questo non ha senso per te. Sì. Sembra un gioco della PlayStation 1 qua. Ok, tu praticamente sei entrato nel cortile dell'ospedale e la tua vista però è annebbiata, che non ha molto senso in effetti. Ma di là non è che si apre. Facciamo se però, ma sicuramente no. È strano che ci viene scritto il testo come nell'avventura testuale. Ok, tutti i tuoi episodi sono stati registrati su cassetta e questo è il quarto. Qualche volta hai voglia di guardare le vecchie cose per capire cosa è successo. Episodi. Guidi verso casa? Non prenderti la quinta pinta. Primo spasso per il recupero. Dopo un traumatico incidente, sia il tuo corpo che la mente necessitano tempo per guarire. Non è solo la vittima che necessita aiuto, ma penso i parenti, insomma, alla fine non è quello che c'è scritto esattamente. Comunque, questo coso, forse è il nome dell'ospedale, assiste in differenti aree, cura della casa, trasporto e praticamente chaperone sono come si dice, gli autisti, vivere con le nuove condizioni, la riabilitazione, la fisioterapia e mindfulness, la meditazione mindfulness. Insomma, prendere coscienza forse. E poi, vabbè, prendere l'appuntamento. Tu ti agiti, qualcun altro è qui. Sembra che stiamo rivivendo quella della casa abbandonata. Ma è inquietante qua. Come colore. Ma non penso che si possa entrare. Ah, mi sto preoccupando. La sensitività è altissima per i miei parametri. Tu prendi però se si è aperto qualcosa, tu hai preso le chiavi ma pesano molto nella tua mano. Stiamo rivivendo un attimo. Today was the first session with Mr. James Asian, although I fear it will certainly not be his last. When asked about events that have happened in the past, he confused fact and fiction and told us a story about a computer game that was talking to him. I think he was back at his own house, his mum and dad's house, and he always talked about a room with a red X. One he couldn't get in. I don't know what any of this means or what it's going to do with the accident, but I guess some more sessions will maybe reveal that. We're going to try again tomorrow. Cioè, praticamente diceva che quello lì non sembrava una registrazione della prima sessione.
in cui appunto c'è questa cosa qua che noi ricordiamo, che mescoliamo la finzione, la fantasia, diciamo, e la realtà, in cui raccontiamo appunto che c'è un gioco per computer che ci parla. E poi menzioniamo la stanza con la famosa X rossa. E lui diceva comunque questa era la prima sessione, ma non era, probabilmente non è, non sarà l'ultima. Infatti, a quanto pare non credo che sia stata l'ultima. E ci proveranno di nuovo domani, insomma. Ok, tu hai speso molti dei momenti di veglia in questo posto? Ah, non ci fanno avvicinare, no. Ma mai? Ma mai questa scelta? L'unico video che hanno è una cosa trash di storia dell'orrore. È iconizzato di nuovo, ma non capisco questo. Si domanda praticamente come mai non c'è nessun dettaglio in questa stanza, cioè sembra un po' vuota in effetti. Perché non è reale. Un'altra porta che non è mai aperto. Non sai che cosa c'è dentro. Beh, è chiusa. Questa è la sala d'attesa, molto oscura, ma tu senti una presenza dietro di te, eh? Behind. Ora intendeva vicino, però era behind, c'era scritto. Perché ha fatto quello scatto lì? Qualcuno respira su di te. Il tuo suo fiato su di te. Pensavo che ci fosse uno che si è fermato dopo. Potevano fare questa cosa. Cioè, ci sono molti, molti modi. Mi ero dato anche un po' il design di giochi horror. Quello che ho sempre, di cui menziono spesso, quello dell'alchimista, eccetera, chiaramente è un gioco horror. Ma anche altre cose un po' più semplici, meno complesse, che puntavano molto sull'aspetto. In realtà, c'è da dire che se uno si dovesse impegnare, perlomeno quelle idee che ho buttato giù io, con un videogioco farebbe qualcosa che è talmente terrorizzante che non potresti più giocarlo. Perché veramente lì ci sarebbe il limite di quanto pensi che il giocatore possa resistere. Perché è una cosa molto diversa da guardare, da leggere un libro o da guardare un film horror. Perché sei tu che devi aprire una porta ed entrarci, e già lì, in questa frase, c'è tutto. Quello che può o non può avvenire, c'è tutta la differenza di questo mondo praticamente, no? C'è il fatto che sei tu, poi figurarsi adesso con i caschetti virtuali, per esempio, in realtà virtuale. Non è la stessa cosa guardare passivamente la TV, che il protagonista apre la porta, puoi anche chiudere gli occhi un attimo, che tanto, e invece prendere tu le decisioni, ma soprattutto nell'immersività puoi giocare veramente su un sacco di cose. Se questo qua accadesse qualcosa alla mia destra, mi spaventerei, logicamente, più facilmente che in un film. Oppure, appunto, se ci fossero i doppi passi, ma ce ne sono anche perché più aumenta soprattutto la potenza di elaborazione di grafica, degli effetti grafici, più si possono fare veramente mille cose. Tra creature, ombra, si può fare mille cose.
Ripeto, al punto che soprattutto se si va sullo psicologico, cioè sull'inquietare, preparare per poi magari una seconda parte, ma al punto che darti tu una regolata sostanzialmente. Ok, cioè, insomma abbiamo una morsa allo stomaco. Vabbè, qui l'Unity Engine fa schifo, questa luce qua fa veramente schifo, vabbè. Ci risvegliamo. Okay, we have a 22-year-old male just brought in from a vehicle collision. He was awake and mobile at the scene, but collapsed on arrival to the emergency ward. The other passengers died in the accident. I'm getting no pulse. Prepare for defib. Amp charge full to 10 and give me 100 joules. Allora. Come on, 100 joules. Charge amp full to 10. Non ci stanno defibrillando. Ah, dobbiamo farlo noi? calma. Allora, praticamente ha detto che abbiamo un ragazzo di 22 anni e siamo praticamente tipo all'ospedale, no? E Jennifer è morta nell'incidente, quello abbiamo capito. Il polso è debole, credo. Alla fine, insomma, vogliono defibrillarci. No, questo però non è, voglio dire, un defibrillatore, che cos'è? Can we get this on the screen, please? Sì, accendiamolo. Ottima inquadratura dell'occhio. Oh, vogliamo usare questo? Come on, 100 joules, charging up full to 10. Ah, ok, questo. Ah, forse questo. Come on, 100 joules, charging up full to 10. Clear. No reaction Qua from first stage. Let's try higher. Era il nostro 200 joules, cuore keep the amp charged at 10. e poi è esploso. 200 joules, keep the charge at 10. Let's go. Clear. Okay, we have a reaction of some sort here, a weak signal. Stessa frase che aveva Keep detto. going. Increase again. 360, charge full. 360. Come on, 360, hurry. Clear. Well, would you look at that? It seems Ok, we have a abbiamo pulse. il Rhythm is polso, stable. il ritmo è We need to stabile, run an X-ray right away. dobbiamo avere dei raggi X, insomma. Where are we with that X-ray? Let's get it going now, please. Era questo il raggi X. Cerebral hemorrhage. We need to drain this now to relieve pressure. Prepare for trepanation. Switch on a drill, please. Emorragia cerebrale, devono drenarla. The drill, please. Mr.
Mr. Asian, you've made excellent progress. You're doing great. Ci stiamo andando avanti bene. Stay calm and try to relax while we go through these next steps. We're going to attempt to alleviate some of this discomfort. Ecco i pezzi di frase che si congiungono. Sta trapanando la testa. Perché diceva che c'era una pressione interna, dovevo scaricarla. È già inquietante di suo queste cose qua, questi suoni. Ok, non solo stanotte è praticamente il capodanno, ma domani devi lasciare, devi andartene praticamente su un viaggio di 6 mesi con gli amici praticamente. E quindi la mamma e papà e la nostra sorella Jennifer hanno deciso di fare un party per celebrare questo, tutto questo. E la casa è piena e sei nella... praticamente una stanza da sala da pranzo, e come al solito tu non riconosci un'anima che è una praticamente. Ok, la stanza è piena di estranei che chiacchierano, per lo più sono amici di mamma e papà. C'è una porta ovviamente che porta, diciamo così, all'ingresso, insomma, dobbiamo uscire. Ok, ci spinge, ci facciamo largo tra la folla. Alla fine l'atrio è accogliente come sempre. Solo che questa volta la gente praticamente ha messo un grande, diciamo, striscione sopra il muro principale. Poi ci sono dei drink abbandonati a metà su ogni superficie orizzontale possibile, e poi ci sono le scale che vanno su, anche se il party in realtà sta giù. Ma io a questo punto, parlando di distanza con la X, non c'è la cucina. Go to kitchen. Loro dicono che le migliori parti sono nella cucina. Dunque, la cucina è piena di persone e di rumore. Ci sono drink e cibo sul tavolo. E praticamente il party è pieno di regime, insomma. Papà ha cucinato arrosto di maiale, penso, che praticamente è in mezzo al tavolo, anche se nessuno lo sta mangiando. È eccezionale. Ok, utility room. Non ho guardato la scritta di là. E le scritte sul muro. E inoltre Jen qui ti sta indicando. Happy New Year 1986, ecco. Un altro stendardo, è un posto strano dove metterlo. Proviamo un attimo a tornare indietro e leggere prima. Non si sa mai che ci precludiamo qualcosa. Buon viaggio, James. Finalmente una cosa che dispiace la famiglia, che delude la famiglia.
Yes, well, ora proviamo a parlare con Jennifer. Ammesso che l'abbiano previsto. È troppo lontana e la stanza è troppo rumorosa. È aperta e questo è strano. Mentre stiamo praticamente per entrare, Jennifer ci ferma, ci mette una mano sulla spalla. Ok, vi abbracciate perché vi mancherete. La ringrazi per il party e ci domanda se ci sta piacendo. Ok, e di sì. Ok, ci chiede praticamente, ci lascia andare e ci chiede per un drink, ma io voglio entrare nella stanza. Vediamo se non piace ancora. Vuole il drink. Non possiamo ancora entrare in quella, cavolo. Il drink. Non so se ce l'abbiamo, vediamo. E come facciamo a prendere il drink? Tutto ciò che diciamo vuole il drink. Dagli un drink. E di intanto non so cos'è. Get her a drink. Ah, io pure già ne drink. Potrei aspettare un attimo. Ok, non c'è mai un momento imbarazzante con Jennifer. Lei ha sempre una domanda. E lei ci ha chiesto se è tutto insomma pronto per il grande viaggio. Sì, no. Ok. Praticamente che non è pronto, è sempre una cosa che si prepara all'ultimo momento. Un altro abbraccio, la tua famiglia. Come sei impegnato per far sì che questo viaggio possa avvenire. Questo potrebbe essere, insomma, quello che abbiamo bisogno per avere un po' di prospettive e non mandare tutto a puttana, insomma. E lei, mancheremo lei, e tu, e a te mancherà lei. E se ne va. Oh. Ok, Jennifer sparisce nella folla. Ok, praticamente rimaniamo lì in piedi a ammiccare, a sorridere, a faccia che approvano. C'è così tanto che si può fare. Ma prima un drink. No, prima io voglio entrare nella stanza. Ok, finalmente entriamo. Di solito non ti viene mai permesso di essere qui normalmente. Gli ubriachi ovviamente, quanto ma però perché era nella. Per la lettura del report sembrava che la cosa era nell'altro.
L'abbiamo messa noi e loro nell'altro. E nell'86 forse non facevano le indagini. Qua è praticamente dove il posto dove il papà tiene i vini più pregiati e i whisky. Praticamente arriva fino sopra in cima. È un collezionista praticamente. Anche se in realtà li beve anche. Ok, trovi una bottiglia con un fiocco intorno e una carta. Ok, prendiamo il whisky e la carta. La carta è scritta dal papà e che dice: siamo fieri di te, figliolo, di tutto ciò che hai raggiunto, te lo meriti. Praticamente una bottiglia di un whisky di 5 anni a doppio malto. Tu non dovresti, ma vabbè, provalo. Ok, col tuo whisky in mano, praticamente. Beh, in giro sono per le stanze, ci sono centinaia, se non migliaia di... insomma, di litri di... cioè, insomma, di alcolici qua. Tu devi veramente ringraziare tuo padre per il whisky. Siamo ancora in questa stanza. Drink whisky. Ho parlato di bere. Prendo un sorso. Probabilmente il migliore e il più forte che hai mai assaggiato. Solo wow. Usciamo. Okay, torniamo nella cucina tenendo presto il nostro nuovo migliore amico. Ok, automaticamente abbiamo bevuto un'altra sorsata e abbiamo fatto pollice su al papà che stava attraversando la stanza. Lui fa cenno di sì. Winks forse sorride alla fine. Ok, ha parlato papà, gli dice che è fiero di noi e di andarci, insomma, tranquillo stanotte perché c'è appunto un volo domani mattina presto. Andiamo a salire. Un po' di spintone, di risate la musica si è fatta un po' inquietata, mi sembra, nella via praticamente per ritornare nel corridoio. Tutti fermi, morto lì sulla Jen, cioè praticamente siamo paralizzati. Coperta in sangue. Ovviamente ci sta davanti e nessun altro la nota qui. Ovviamente sta di nuovo, se c'è, sta di nuovo delirando. Parliamoci. Ok, il sangue sta colando dalla sua faccia ed è mescolato alle lacrime. Abbracciamola. Non posso
No, non capisco. Ed è scritto anche sopra, ma è un po' raggelata la cosa. Tira, Jen. Puliamo Jen. Kiss, Jen. Baciamola. Ok. Penso che quello che... dobbiamo probabilmente imparare al computer, non lo so. Vediamola di nuovo. I'm sorry, I don't understand. Piace, non capisco. Parla di Jane. I don't understand. I was just talking to her. I'm afraid Jennifer passed away before we could get to her in surgery. We did the best we could. I'm so sorry. Where is she? Let me see her. Please, Mrs. Asian, take a seat. I don't want to take a seat. Let me talk to her. Now. I'll arrange for you to see her. In the meantime, James is in recovery. He's stable for now. I don't want to see him. Praticamente la nostra madre, il medico gli ha detto che è morta e lei è confusa, non capisce, diceva che ci ha parlato. E poi il medico ha detto che praticamente noi eravamo in ricovero e se voleva poteva vederci nel frattempo che preparava per vedere Jen, ma lei ha detto che non voleva vederci. Siamo fermi nel... chiamano al corridoio, qualcosa ti ha fermato, niente, stai cercando nella mente, tua sorella ti ferma, ti saluta e ti chiede se puoi appunto dargli un passaggio a casa. Praticamente penso che intenda dire che praticamente non ti senti bene e queste parole echeggiano praticamente nella testa. E se io dico sì, no, non ce lo fa fare. Devo dire sì, yes. Non possiamo più salire invece. To stairs. Niente, Jen è impaziente, insomma vuole sentire una risposta. Andiamo Jen. Ah, aspetta pazientemente praticamente il passaggio per casa che gli avevamo promesso. Forse era meglio che non bevevo, ma tanto ho bevuto comunque lui lo stesso quando poi è uscito la... diciamo di sì, non so che altro... Ah, non ce lo fa fare se yes, prima l'aveva fatto... Abbracciamola. Drive home. Cosa che vuole esattamente adesso? No, esco. Hanno cambiato il menu. Get out, get out. Qua leggi cosa dicono e qua invece lascia perdere. Sei codardo alla fine. Agri. Yeah, yeah. Ok, possiamo parlare in macchina. Go. Cioè vai a prendere le tue chiavi. Non cercare le chiavi.
Dove le trovo queste chiavi? Dinner. Ah, living. Ok. Nella parte che ti ha detto che tu sei sicuro che le chiavi stanno nella sala, insomma. Un'atmosfera molto più rilassata rispetto alla cucina. Salotto sarebbe, sì, non dinner, stanza da pranzo. Vari ospiti sono seduti sulle sedie e stanno avendo una discussione civile. E poi c'è un tavolino da caffè in centro alla stanza. Mentre la tua mamma sta praticamente versando del drink, dove c'è praticamente tutti dove c'è lo scompartimento, insomma, c'è il, come si chiama, la cassetta, insomma, dei liquori, l'armadietto dei liquori. Proviamo a parlarci. Ok. Le lacrime appaiono immediatamente nei suoi occhi. Mio figlio fuori dall'America, e ci dà un abbraccio. Ok. Tu non puoi vedere le tue chiavi. Che non sono chiavi nemmeno lì, che la collezione invece della... Ma questi sono tutti alcolizzati, alcolisti, cioè. Una delle sedie è praticamente piena di giubbini e soprabiti. Amici che conversano. Eccolo qua. Abbiamo cercato tra i giubbini e abbiamo trovato le chiavi nella tasca. Quindi abbiamo preso il giubbino e la chiave. Ok, con le chiavi in mano torni nel corridoio. Però vedi cosa dice qua. Jennifer ci ringrazia. Vabbè, perché lei sa che di solito non beviamo, forse quello è il motivo. Comunque dice che lei ha da lavorare domani mattina e nessun altro praticamente è in condizione di guidare. Praticamente dici alla fine che noi conosciamo la strada come il dorso della mano. O no? Yeah, yeah, yeah. E si scrive no? Ok. L'aria è gelida. Fredda ti colpisce. Sei grato, insomma, sei felice di avere il giubbino con te. Un po' di neve, di polvere di neve, di nevischio alla fine. Il giardino si estende verso il retro della casa e la macchina è di fronte alla casa. Un
Non ci fa salire comunque, no? Niente, dice porta semplicemente Jennifer a casa e poi puoi tornare al party. Entriamo praticamente nella macchina. No, vabbè, dice che praticamente noi, e qua ci sta già dicendo che siamo confusi, perché praticamente ci mettiamo a trafficare con la portiera, ma non è Jen che ci dice di usare magari la chiave che abbiamo in mano. Questo già è carino, hanno risposto, hanno fatto scrivere così in modo da darti l'idea che in realtà non ci sei proprio tutto con la testa. Ok, abbiamo aperto la porta e si è sentita la porta. La macchina è gelida e mentre praticamente si è indiffarato con la cintura. Tua sorella apre praticamente il porta oggetti, ti dà una nota e una chiave che c'è dentro e ti dice che questo è per te quando ritornerai. Io voglio dire subito, invece forse devo dire, proviamo a vedere. Ok, quello che c'era scritto all'inizio, praticamente perché c'è da adesso questa cosa? Cioè, dobbiamo prima partire per il viaggio. Niente, ho parlato con Jen, è un po' così, e dice, davvero, muoviti. Restart. Praticamente cerchi di accendere l'iniezione con la sola forza del pensiero, praticamente con la sola forza della volontà, nonostante praticamente le chiavi nella mano. Eh sì, comunque qua ci sta dicendo che non ci siamo. Praticamente ci vuole un po' di tentativi, ma alla fine ce la facciamo a infilare la chiave nella. E quindi accendere. Guida. Ok, tutti gli indizi che non ci siamo. Con la testa praticamente la macchina sgomma, ma sta ferma. E Jen suggerisce di rilasciare il freno a mano, sarebbe hand brake, ma qua c'è scritto brake e basta. E ci guarda con occhi aperti, no? Tu molto esitantemente rilasci appunto il freno a mano, metti la macchina in marcia. Io sto guidando molto ubriaco verso dove, praticamente, a parte la città dove nostra sorella vive. Dozing off. Praticamente poi dice non ci dovrebbe volere molto, arrivi a un incrocio, è destra o sinistra? Non te lo ricordi. E se sbaglio? E se invece indovino? C
c'è qualche differenza. A destra o a sinistra? Facciamo a destra. Non vorresti, ma è meglio chiedere a Jen per la direzione. E a sinistra. Vabbè, carino, quindi abbiamo una risposta, tantomeno. Naturalmente a sinistra. Vabbè, sembra che abbiamo già il finale, però in testa più o meno un'idea del finale, vedremo. Niente, confidente praticamente di essere sulla strada giusta, adesso praticamente ci rilassiamo e pigiamo l'acceleratore. Tu senti ti senti potente mentre il motore ruggisce al tuo comando. Jennifer è seduta in fianco a te e praticamente penso che ti stringa la mano e ti chiede di rallentare. Rallentiamo. Non è quello che è veramente successo. Praticamente non ho fatto in tempo a leggere, lo riguarderò un po' in video in caso. Comunque Jennifer colpisce il tuo braccio e ti urla dietro: ma sorella pazza, strano, c'è una delle luci praticamente che stanno venendo direttamente verso di te, ma veramente, ma molto piano, come se fossero al rallentatore. Ferma la macchina. Ok. Tu cerchi di reagire, ma il tuo corpo non risponde. Non c'è nulla che puoi... Ah, questa è Jennifer che parla. Questo momento in cui hai perso tutto, i tuoi parenti, di Jennifer. Ma hai fatto di peggio, mostraci cosa hai fatto. Ok, praticamente là c'era scritto che, visto le luci unirsi praticamente alla cioè ti è venuto addosso, insomma, la macchina. Ti svegli nella macchina, il tuo mondo è sopra sotto, sotto sopra. Praticamente la cintura di sicurezza fa fatica a tenerti nel posto per la forza della gravità, siamo ribaltati evidentemente. L'impatto con un'altra carra, un'altra macchina, stavo mescolando l'inglese con l'italiano, ha fatto praticamente un buco nella carrozzeria e dei fumi velenosi entrano nella tua macchina dai motori e tu sei in pericolo e devi uscire da lì, quindi noi praticamente non abbiamo salvato Jennifer, forse, e in più abbiamo accusato l'altro. Basta scrivere così, esci fuori. Open sia belt. Use sia belt. Ok. Ok, praticamente finiamo praticamente sul soffitto, sulla capo della macchina, no? Cioè cadiamo lì, perché è ribaltata. È viva, ma è molto ferita.
è intrappolata praticamente nei rottami. Possiamo cambiare le cose? Praticamente è quasi incoscienza, è molto debole. Ok, l'ho fatto per me, ma non l'ho fatto per Jen. Ma io voglio quelle di Jen, non le nostre. Non la ship, beccare. Praticamente la macchina è rotta, non si può riparare, insomma. You are both wearing your sea belt. Appunto, ma io voglio... In realtà non la stiamo più... Io non la più indosso, però vabbè. Ma come faccio a indicargli l'altra? Abbraccia Jane. Jen. Aiuto Jen. Ok, non puoi far nulla per lei adesso, devi aiutare te stesso prima. Usciamo dalla macchina, si fa? Ok. È la stessa cosa che aveva detto dell'alieno. Praticamente siamo usciti in ginocchio e ogni respiro ci procura della sofferenza. Ok, sta arrivando l'ambulanza, quindi abbiamo poco tempo forse. Di sistemare questo prima che la polizia arrivi. Tra l'altro, se vado su questo, cosa succede? Beh, volevo capire se si poteva cambiare la situazione, no? Però open door l'ha scritto. Ah, vuole che apriamo dell'altro però. Che colore era la nostra macchina? È praticamente bloccata, non hai tempo. Non hai tempo di fare di... Ora il whisky. Mettiamo dentro il whisky, non lo so.
Ok, attraverso il vetro rotto tu puoi vedere l'altro immobile, praticamente l'altro guidatore immobile. Gettare, come che era? Pull. No, pull è tirare. Put, metti. Dunque, con le luci che stanno arrivando, tu inizi a sentire il suono della sirena e tu non puoi finire in prigione per questo. Quindi praticamente tu pulisci la bottiglia per rimuovere la connessione col whisky. In più, deliberatamente rovesci il rimanente contenuto della bottiglia sull'altro, sul guidatore, dall'altro guidatore, no? E in più lanci praticamente l'evidenza incriminante sul sedile del passeggero. Quindi Bojan non si può salvare, presumo. Ok, un cerchio di luci ti circonda, illuminando il punto del crash. Quindi erano due, veramente due. Ah, tra l'altro, in questo caso vedo che copro, però vabbè. Tanto ve lo sto leggendo io. In effetti, doveva parte qua, forse io ho coperto. Perché non sapevo dove cavolo piazzare la webcam. Vabbè. Comunque, dietro delle luci, ok, un'armata di persone. Tutti che guardano, sono lì ferme, insomma. E una figura. Una silhouette sta camminando verso di te. Ok, questa silhouette è un ufficiale di polizia in uniforme. E ci invita praticamente ad avvicinarsi. Andiamo alla silhouette. Yourself apart over it, but no matter what you keep telling yourself, you have to listen to me. That accident, that poor man, me. You have to Questa è remember. Jennifer che dice che dobbiamo ricordarcelo, per quanto capisca, It was all your fault. è tutto nostro fallimento. I know what you did. So cosa And hai you left me fatto? there to protect yourself. Planting evidence on some poor man. Mette delle You evidenze went su. headfirst into that officer and you wrecked all of our lives. And then you couldn't even take responsibility. You did the right thing for you and no one else. Save yourself. Only it was wrong, wasn't it? Look at you now. Utterly consumed by it. Say it, James. Praticamente ha detto che ho pensato solo a salvare me stesso e ma questa cosa mi sta consumando. Questo è il sunto. Tell them. Dillo, diglielo. Listen to yourself. Ascoltati. It has to end, James. Questa cosa deve finire, James, questo sarà il dottore. Do you not Ah, understand? non capisci? This episode you're having must come to an end. Questo episodio che tu stai avendo deve finire. Da di qua, tornare indietro, vieni. Make it stop, do you remember? Fallo finire, te lo ricordi? Stop the session, Mr. Asian. Finisci la sessione, Mr. Ed.
we're back to where we started. Torna dove è tutto iniziato. Put an end to this nightmare. Abbiamo la registrazione? Metti fine a questo incubo. Lo puoi fare, non ti lasceremo andare. Ok, il dottor Alessandro ci guarda sempre remotamente, quindi non sappiamo se c'è qualcun altro insieme a lui. Ok, qualche volta ti lasciano guardare le vecchie sessioni per capire cosa è successo. Pare se non mi fa premere qua. Ah sì, perché volevo la registrazione, devo premere stop, vabbè. Non è lo stesso tasto. I think we've made progress today, Mr. Asian. I guess we should tell the police what you've told us. Although I don't suspect they'll take you anywhere. I think you'll be with us for quite some time. Come on, let's get you back to your shows. I'll see you tomorrow. Ok, praticamente cercare di non dire alla polizia, anche se questa cosa non ci porterà da nessuna parte, nel senso che... Beh, non c'è così, ci sta bene adesso. Ci ha portato a rivedere il nostro show preferito, che è questo. Praticamente ci è voluto un po' di tempo per arrivare, ma... Beh, ammissione. L'achievement. Ah, un pochino di commozione. Beh, dai, è comunque un bel lavoro. È stata una bella esperienza, insomma, così. È come se avessimo vissuto un film come protagonisti, ma un po' questa è la sensazione, invece che guardarlo sempre solo in TV, l'abbiamo vissuto noi. Questo meccanismo, no, di dover inserire le cose, di dover attivare gli esperimenti, come poi le cose si ricollegano, anche questo ha fatto una buona scrittura in generale, dei dialoghi e tutto. Quindi comunque secondo me direi anche un ottimo lavoro, io non do mai 9, ma questo qua quasi quasi secondo me va premiato. È un'esperienza che... Peccato per il limite enorme della lingua, meno i sottotitoli in italiano, cioè voglio dire... Questo sicuramente ha precluso a molti. A molte ha precluso la possibilità di giocare a questo gioco, secondo me, ed è un peccato, perché vale più la pena guardare questo, magari giocare a questo, che che guardarsi passivamente una serie TV. Non, cioè, si possono fare entrambe le cose, però voglio dire, questo è per dire che comunque merita assolutamente il gioco. Non ho avuto una buona idea, non è un gioco complesso, non è un gioco complesso a fare, quindi per un indie era perfetto, anzi adesso vedremo appena si risolve il discorso dell'italiano, Observation, vediamo che progressi hanno fatto dal punto di vista anche tecnico, direi, perché chiaramente hanno avuto più soldi per farlo, quello nuovo. Penso anche che la stessa Devolver Digital, che si era accaparrata questo, abbia aiutato forse a produrre quell'altro. Io ho riguardato i voti, quello però è sceso forse a 78, quindi comunque c'è chi si lamenta, ci sono dei difetti a quanto sembra, anche un po' di regia, da quello che ho capito, ho cercato di leggere, ma proprio spicciamente. Uno si lamentava soprattutto del fatto che a volte certe situazioni un rovinate dalla da scelte registiche, da vuoti, diciamo, o da frettolosità, e non è una cosa da poco. Ma invece secondo me è andato via tutto abbastanza bene, un po' perplesso forse nel primo episodio, ma no, 9 per me significa ottimo. Secondo me è un ottimo titolo, sì, 8 e mezzo, 9, dai.
Beh, forse un po' perché... Ma... Dai, ci vediamo quanto prima con Observation. Ciao a tutti!